Alleluia, combattimento di mezz'ora praticamente. Non volevano cedere gli amici a quanto pare. Ok, ora dove me ne vado? Di là. Wow. I combattimenti infiniti! Combatterai per sempre! Ok, devo andare di là, vai. Ok, premo E per farmi scendere, perfetto. Ora sali di qui, perfetto. Zomp! Oh, posso curarmi qui? Ah, non mi serve perché li ho tipo pistati con la mossa per ricaricarmi, quindi. Ehi, amico, sono Tommy e Micrania. Attiva carrello. Tua madre aveva detto con un libro. Lei è morta due volte. Wow, meglio di cosa, La mia vita è peggio della tua. di Jet Li praticamente. Vieni pure a trovarmi Fatta di qui. Volevo dire Bruce Lee, però Bruce Lee era troppo mainstream, Jet Li è più figo. Di qui, qui niente. Devo saltare di qua. Perfetto. Oh! Ancora tu! Vai giù! No, sto per buttare di sotto, non è giusto. Vai giù! Schiva! Mia combo devastante! Addio, caro! Oh, ci sono anche i livelli come i GDR, quindi c'è una componente GDR anche in questo gioco, ottimo. Per me è una cosa buona, mi piace il GDR. Hai aggiunto una soglia di PPP. Ho fatto la PP. Ogni volta che raggiungi una soglia di PPP potrai sbloccare dei present. Premi Tab per accedere al laboratorio combo, ok? Il laboratoire de Garnier. Apri qui. Vediamo un po' cosa ho sbloccato. Ah, ne ho sbloccato solo una di combo, quindi. Sì, bla 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 bla. Non mi va neanche di leggerlo. Ok. Diciamo che a questo punto potrei mettere questa. Dove la metto? La metto. Fatemi capire. Ho sbloccato. Ah, devo sbloccarlo. Ok, sbloccala. Cos'è questo? Tipo, cos'è? Tipo un che prende nemici una mezza specie di presa, sembra. Interessante. Dove la posso mettere? La posso mettere qui? Mettiamola qui. Perfetto. La tua combo è stata interrotta. Ah, ok, devo mettere qualcosa qui. Fatemi mettere qualcosa qui. Cosa ci posso mettere? Tipo questo, che mettiamo lì, perfetto. Ok, ora abbiamo le combo potenti. Saltiamo. Fatta di qui, sali. Perfetto. Mi serve salute? No. Vai qui sopra. Racchetti sul timone. Oh cavolo, mi stanno seguendo tutti adesso, in questo momento. Non so qua, ce ne fossero così tanti. Oh cavolo. Oh my god! Lasciami il bastardo di un Gollum! Ora salta di lì! Dai, sbrigati! Ok, vai sopra, vai sopra! Vai di là! Perfetto, ora di là! Oh yes! Sali, 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 sali! Oh, uno ha fatto un bel voletto! Interessante! Molto interessante! Si è schiantato alla grandissima! Io sono noi! Oh my god! Correte! Punire! Sorvegliare! Dammi la tua faccia! Punire! Dammi la tua faccia! Ho perso la faccia! Per me non è una scarica! Vino cattivo! Ho mentito! C'è mosche che mi mangiano! Bestione di turno. Molto brutto, direi. Ecco cosa succederebbe se Gollum andasse in palestra e si facesse di steroidi, diciamo. Lotterebbe esattamente così. Mio tesoro. Avete sbagliato persona. Oh my god, ragazzi. Oh, cavolo, schiva! Via, ottimo. Bastardo, vieni qui!
beccati un paio di mazzate. Via, schiva, mi sta per colpire, maledetto. Vieni qua. Pugno, calcio, pugno. Oh my god. What? Mi sta rubando l'energia? Chi è, Goku? La Skinner è molto più forte quando ci sono altri Leaper intorno. Sconfiggi Leaper Prowler prima di occuparti di lui. Ok. Vieni qua, carissimo. Viva. Sì, ma gli state così appiccicati, però non posso colpirli. Schiva. Non è andato. Vieni qui. Aia, uno mi ha preso, non è giusto. Tra l'altro non so che diavolo di combo ho messo adesso, perché l'ho cambiata quindi. Oh yes, addio caro. Schiva. Oh, hai perso i tuoi poteri da Super Saiyan. Aia, però questo mi hai fatto molto male con questo video. Oh, è morto. Oh yes. Sta abbastanza facile. I Leaper attaccano i cittadini. I Leaper. Perché siamo all'inizio del gioco ancora. Va bene. Ti credo. Su, sbrigati. Tommy ti sta aspettando a Leaking Brain. Vabbana, ti credo, vabbana. Ok, vai qui. Oh, abbiamo attivato la gru. Interessante. Salta qui. Opla. E opla. Dobbiamo andare di lì, sì. Vai, sali. No, cosa di... Ah, possiamo andare di là. Oh, interessante. Cosa c'è di qui? Ah, dovevamo andare di qui, ok. Qualcuno sta tagliando... Qui, intanto si è chiuso. Che diavolo? Ah, sono i robot che aggiustano le cose, ottimo. Il progetto di ricordazione uscire, che simpatico. Una risposta umana, pericolo barbarico. Ok. Cittadini di Neo-Parigi. Vai di lì. Non dovete più tenere. Ora sali di qui. Grazie. Perfetto. Al progetto di riconversione. Ora salta! Ottimo. Vai. Dai, in giornata magari. Perfetto, salti. Yes. Un'altra parte della città, interessante. Belle ambientazioni, ragazzi, devo dire. Non male. Molto cyberpunk decadente, diciamo. Attraversa il mercato galleggiante fino a quel magazzino. È una scorciatoia per arrivare al bar di Tommy. Sarà fatto. Dunque, qui non posso andare. Devo fare la strada di qui, giusto? Ah, forse posso scendere lì, sì. Scendiamo. Poi. Che agilità, complimenti. Perfetto, siamo scesi qui. O qui c'è il mercato. Non posso comprare niente perché non ho soldi, per cui... Posso scendere nell'acqua? No. Non sa nuotare a quanto pare. Vediamo un po'. Qui niente. Le buone qui... di moda. Sei carina, ma ho da fare. Che vuol dire sei carina, ho da fare? Mica. Sei pettinato, mica una battona. Beh, oddio, con questo vestito. quasi che sembrerebbe, però. Andiamo di qui. Non mi interessa. Ok, cos'è che non ti interessa? Non ho idea. Oh, un altro, cos'è questo? Organizzazione non governativa Amnesist da libero accesso ai ricordi culturali di Neo Parigi fine di combattere ogni forma di oblio. Ok, oblio culturale. Andiamo di qui, salta. Perfetto. Cosa ti nascosto? A parte una battona robot. Addirittura pure le battone robot ci sono. Cerotto Sat, 3 su 5, ottimo. Ne mancano 2 per aumentarmi la salute. Il che non mi dispiacerebbe per niente, dato che con questo gioco farò pena perché con il picchiaduro non sono bravo. Non ci gioco da anni a un picchiaduro. Anche se questo non è propriamente un picchiaduro, più che altro è un action, però si deve combattere corpo a corpo, quindi non sono molto pratico, diciamo.
Lo ero forse una volta qualche anno fa. Ora non più. Dai, vai! Zoom. Ok. Fai capolino da sopra il consiglio. Cambia quel ridicolo sistema. Non riesco a vedere niente. Non sono sicuro se proprio. Ok, purtroppo ho questo al momento, quindi non so se poi posso prendere i costumi personalizzati più avanti. Penso, ho visto che ne aveva uno. Oh! Ottimo. Ancora voi? Che palle. What? Che spettacolo, li ha bloccati? Ma tutto da sola. Vieni qui. Perfetto. Addio. Che cos'era? È un buon segno, sorellina. Col tempo ti torneranno anche altri ricordi. Ottimo. Vai. Zoom. Ci sei quasi. Perfetto. Segui i droni di Tommy fino al suo bar. Ok, Tommy. Dove vado di... Ah, ok, forse è dall'altra parte. Yes. Ora, una volta che sto qui, che devo fare? Devo scendere, ok. Vieni qua. La faccia del parkour, ragazzi. Ha le braccia iperpotenti per non cadere. Uno qualsiasi, ho bisogno di una... Ah, con il destro del mouse mi muovo più rapido, ok. Sai che più avanti mi servirà. Ciberorgasmo di seconda mano. Voglio solo ricordare. Cosa avrà mai voluto dire? Andiamo di qui. Attimo. Di qua. Yes. Su. No. Da saltare dall'altra parte. Ok, vai. Wow. Bella scorciatoia, Edge. Ok, ora sopra. E non è male che ci sono le frecce che mi dicono dove devo andare, altrimenti mi perderei, probabilmente. Andiamo di qui. Yes. O almeno mi sbaglierei a saltare, mi suiciderei. Oh cavolo, c'è un po' di scossa lì. Okay, vai. Vai. Perfetto. Ciao scossa. Saluto. Oggi non mi ucciderai, maledetta scossa. Salta. Ottimo. E scendi. Oh my god. Corri. Corri, scappa. Corri, salta. Oh yes. Momenti adrenalinici, ragazzi. Indietro. Cosa ci sarà mai lì sotto? Cosa ci sarà mai qui sopra? Sopra non ci posso andare, quindi ok, vado andare sotto. Sì, lo so, tasto sinistro del mouse, bla bla bla. Ok, scendi. Ok, ora dove vado? Devo andare a sinistra, ok. Vai qui, cartello molto simpatico. Perché posso andare sia sopra che sotto. Quindi andiamo prima a vedere sotto. Guarda di bello qui. Un'altra cosa da raccogliere forse? Yes! Memoriz e... Ah, ma sono dei collezionabili questi praticamente. Ok, quindi non è che ce ne possa fregare molto. Però ok. Di qua. Ora devo andare sopra, mi sa. Ma come faccio ad andare sopra? Wow! È meglio di Spider-Man, ragazzi. Riesce ad arrampicarsi per dei brevi tratti, diciamo, di muro da sola. Ottimo, vai. Cosa sono quelle cupole sullo sfondo? Cos'è, Mosca? Finalmente, il Leaking Brain. Leaking Brain. Ok. Cervello leccante. Sì, ci siamo ragazzi, siamo proprio lì, siamo arrivati, diciamo. Oh yes. Il robot che pulisce per terra. Robot pulitore. Ok.
Io ho visto qualcosa da raccogliere qui nelle vicinanze. Era tipo qui. Yes. Cerotto stat, 4 su 5. Ne manca solo uno, che palle. Per ritrovarlo presto, spero. Un po' appariscente. Finisce, ma boh. Puoi aggiustarlo, sì, con Mario spaesata. Se non la smetti qui di niente, ma di qui niente. Ah, ok, questo è il bar, perfetto. Vai, Lili, vai. Gianni vuole il mio cuore per Natale. Lo sapevi, Tommy? Qui sei al sicuro, Bob. Sta tranquillo. Edge ci è riuscito. Vieni qua, dolcezza. Nilin, è da una vita. Mi dispiace. Non ho alcun ricordo di te. Davvero non ricordi la mia bella faccia d'angelo? Spiacente. Beh, abbiamo tutti perso qualche pezzo qua e là in questa guerra. L'importante è che tu sia libera, dolcezza. Suppongo di sì. Mi sento persa. Una cosa per volta, sorellina. Togliamoti di dosso quei legacci. Che immagino ora prenderò il vestito, diciamo, definitivo per il gioco. Quello che ho visto nella recensione, nei vari filmati, diciamo. Sexy ass. Quel guanto là è tuo. L'ho recuperato nel tuo covo, insieme alla tua tenuta da combattimento. Fortuna che ti hanno catturato in un giorno di riposo. Ora, questo è un modello 100% Nilin. Non come quello che adoperavo io. È troppo per me, sorellina. Tu sei l'unica in grado di usarlo. Che ti hanno fatto? A differenza tua, nella Bastiglia, io ci sono rimasto per l'intera durata del programma. Bene. Su, cambiati. La tua tenuta da combattimento è nell'armadietto. E ora sarò all'ultima moda, quindi questa ultima moda aiuta nel combattimento, giustamente. Sarà molto più forte. Bob, ora vai! Chiamo Johnny! Il vantaggio della gente del posto è che hanno tutti la memoria di un pesciolino rosso. Non c'è alcun rischio che ti venda a Olga Sedova. La cacciatrice di taglie è pericolosa? Implacabile. Rivolterà l'intero slam pur di catturarti. Eccola. Non solo catturarla. Tipica guanta cervelli. Appena uscita è già al lavoro. Nilin. David, questo è per te. Remix a ricordo. Ok. Comunque cosa sia? Ah, il guanto. Quindi possiamo entrare nei loro ricordi. Figata. Tipo, sembra di essere tornato in metro praticamente, solo ipertecnologico questa volta, non utilizziamo un tetro, non utilizziamo un guanto ipertecnologico, diciamo. La trasfusione della memoria. È per te, David. Questa trasfusione mnemonica ha buone chance di guarire suo marito, signora Sedova. La condivisione di ricordi felici ha un effetto molto positivo sui pazienti.
La sindrome che affligge suo marito è un caso classico. Eccesso di soppressioni mnemoniche, dipendenza acuta da inneschi mnemonici esterni. Rischio aggravato di identità alla deriva. In breve, l'inevitabile cedimento di una personalità già frammentata. Ecco, queste endorfine dovrebbero coadiuvare il processo e migliorare la sua ricettività alla trasfusione. Forza, David! Ricordati di noi! Ricordati di te stesso! Trasfusione di memoria completata. Non si preoccupi. La Ninfea è il miglior ospedale per il trattamento delle patologie mnemoniche. Tutto si aggiusterà col tempo. Sì, naturalmente. Ah, bene. I primi risultati sono incoraggianti. Dobbiamo fissare altre sedute. Molte sedute. È un processo molto costoso. Continuate, dottor Quaid. Posso coprire il trattamento. Missione aggiornata. Fai sì che il dottor Quaid uccida David. Wow. Cattiva come cosa. E il tuo obiettivo è alterare questa scena in modo che il dottor Quaid uccida David Sedova invece di curarlo. Il primo passo è trovare anomalie mnemoniche con cui interagire. Ruota il mouse, che è la levetta, però in realtà l'icona è una specie di mouse, quindi ok, il mouse, all'indietro finché non trovi un'anomalia mnemonica. Poi tenere premuto il tasto sinistro del mouse per riavvolgere più velocemente. Quindi ok, devo guardare come un filmato in poche parole. E devo rifare tutto. Oh, che figata. Girando il mouse posso riavvolgere il video. Figata. Sembra tipo quando monto i video per il canale, ragazzi. Mi sa di già visto, diciamo. Ti stai avvicinando a un'anomalia mnemonica. Ruota il mouse all'indietro molto lentamente. E tasto destro del mouse per fermarti sull'anomalia. Ok. Perfetto. La è il miglior ospedale per il... Yes. Cinghia, apri. La Ninfea mi ricordo di Olga, si sta rimixando. È il miglior ospedale per il trattamento delle patologie mnemoniche. Tutto si aggiusterà col tempo. Sì, naturalmente. Ah, bene. I primi risultati sono incoraggianti. Dobbiamo fissare altre sedute. Molte sedute. È un processo molto costoso. Continuate, dottor Quaid. Posso coprire il trattamento. Ok. Solo l'apertura della cinghia non era sufficiente per raggiungere il tuo obiettivo, ok. Ora trova le combinazioni giuste di anomalie mnemoniche per far sì che il dottor Quaid uccida David, ok. Mi sembra di essere tipo il genio del male, quindi torniamo indietro di nuovo. Torna indietro, indietro, indietro. Riavvolgere un'anomalia mnemonica attraverso l'apertura della cinghia non è alterazione, ok. Puoi tenere tracce di anomalie mnemoniche attivate in basso a sinistra sullo schermo. Ok, quindi alternalo, che tanto non c'è servito una massa, cioè annullalo, non c'è servito una massa, vai indietro. Oh, cos'è lì? Tipo, ha appoggiato una cosa, ne ha appoggiato un'altra, ok, vai, attiva. Ah, ma quelle giuste mo decido di attivarle, ok, quindi mettiamo quelle giuste, ok, vai indietro. No, aspettate, indietro, annulla. Ah, lo sta annullando, ok, poi devo attivare le altre, quindi. Oh, cos'è qui? Vai, attiva. Ferma, attiva. Capsule, perfetto. Trato di ricordo. Rischio aggravato di identità alla deriva. Oh, cos'è lì? Torna indietro. In breve. Dai!
Ok. Sta spostando il banco che non so cosa diavolo sia. In breve, l'inevitabile cedimento. Ok, quello. Attiva anche quello. Ok. Vediamo un po' se basta. Personalità già frammentata. È cambiato il colore, prima era blu, adesso è rosso, ragazzi. Ecco. Sai cosa disco di queste endorfine dovrebbero coadiuvare il processo e migliorare la sua ricettività alla trasfusione. C'è un coso lì dietro anche che lampeggia, non so se serve a qualcosa. Prima vediamo così. Wow! Tachicardia. Strano. Dottore, che c'è che non va? È solo un po' agitato, niente di cui preoccuparsi. Cerchi di concentrarsi su dei... Ah, aspettate, sai che devo provare anche... Ah, cos'è? Fare qualcos'altro, forse. Cos'è lì? La maschera. Togli lì la maschera. Perfetto. Forse dovrei anche slacciarlo, perché se non credo che non uccida se sta legato. Ricordati di te stesso. Figlio delle nuvole, perché... Aspetta, torna indietro, torna indietro. Dobbiamo togliergli qualcosa sul... sulla mano. La... Posso togliergli... Aspettate, come faccio a togliergli la fibbia? Oh, ok, ok, ferma. No, torna indietro, torna indietro. Ok, perfetto. Togligli anche la... Così può attaccare il dottore. Yes, vai! Uccidilo! No. Com'è possibile? I miei occhi! Quarantena. Sono degenerato! Muori! Oh yes! Addio, caro! E si è anche chiuso il sipario, mi sembra giusto. Wow, ragazzi, è stato fighissimo, comunque. Ci ho messo un po' per capirlo, però è stata una gran figata. Missione completa, fai sì che il dottor Quaid uccida David. Addio David. E poi non l'ha ucciso lui, però per tanto. Però l'importante è che lei creda che l'ho ucciso, quindi avete visto, come dicevo all'inizio, posso manipolare i ricordi delle persone come voglio. E la cosa che mi piace di più di questo gioco probabilmente è questa, ragazzi. Molto non, probabilmente. Non sono qui per arrestarti. Vuoi ancora distruggere Memorize? Sì. Abbiamo un nemico comune. E chi se l'aspettava questa? Cioè, che bella sorpresa. Per tutti. So che Olga ha le sue ragioni. E in realtà, una sola ragione. La grande Olga Sedova che si schiera dalla parte degli alloristi. Deve esserci qualcosa nell'acqua. L'ultima volta che ti arrestai eri giovane e scaltro. Solo perché non sei sulla mia lista non significa che possiamo farci un bicchierino insieme. Ok, Olga. Niente weekendino romantico, va bene? Ma Nilin ha un appuntamento con l'alta società e la strada è ben sorvegliata. Hai qualche idea? Ho di meglio che un'idea. Ecco la Nilin che conosco. Un mago. Nessuno sa far girare le teste come te. Prima mi dai una sberla. Poi rovini la mia piccola attività. Allora è un amore odio il nostro. Andiamo, stiamo perdendo tempo. Amore odio. Grazie, Tommy, davvero. Sei sempre la migliore, dolcezza. È già fatto bene a puntare tutto su di te. Tutti contiamo su di te!
In fondo l'uomo non è del tutto colpevole, poiché non ha cominciato la storia, né del tutto innocente, poiché non la continua. Poiché la continua, ok. Queste frasi sagge ed epiche tra un E livello e quanto l'altro, soffro ancora veramente. della mia amnesia. I rischi corsi da Tommy Edge per liberarmi mi turbano. Adesso vogliono che punisca i pochi privilegiati di Neo Parigi. Edge parla di una missione clandestina da effettuare nel cuore della Confortezza di San Michel. Di un duro risveglio di questo quartiere altamente sorvegliato, che lo renda fertile per i semi della rivoluzione. E perché no? Nonostante la sua sia una giusta lotta, è la sua amicizia a legarsi ai miei pensieri alla deriva. Perché i nostri nemici mi hanno cancellato la memoria? Sono davvero così pericolosa? Nel mio petto, nella mia gola, sulla punta delle mie dita, sento palpitare il potere che tanto li spaventa. E spaventa anche me. Il potere di prendere l'essenza di qualcuno, i suoi ricordi, e modellarla a mio piacimento. Riscrivere la sua storia. Essere come Dio. Il solo pensiero mi fa girare la testa. Se tale capacità rappresenta davvero quella che era la mia essenza, allora devo riacquisire ciò che mi è stato tolto. Episodio 2. Continuiamo a progredire, ragazzi. Macroonda. Microonde? No, macroonda. Un'onda enorme, macro. Ok. Benvenuto nel quartiere di Saint Michel. Grazie per aver scelto Erse Dora. Buona caccia. Mi servirebbe una guida. Desolata, affari di famiglia da risolvere. Il tuo primo obiettivo si chiama Kaori Sheridan. Mi servono dei codici segreti nascosti nella sua memoria. Chi è? L'architetto più famoso di Neo Parigi. Il suo cervello contiene ogni più minuto particolare di ogni edificio che ha progettato. Come la trovo? Il tuo contatto si chiama Badri Quest. Ti aspetta all'ultimo piano della rotonda di Saint Michel. Ah, ora ci andiamo.